Non so se lo vediamo. Sì, siamo pronti per il video, sì. Certo. Con la sua lettura. Cresceva il mondo, tenero bambino, feroce assassino. Nasceva stordito, guardava attorno a sé, dove era la luce. Nasceva il mondo, e anch'io, ma tu no, non c'eri ancora tu. Credevo sognare, guardavo per tutti gli animali sgozzarsi fra loro. Una musica dolce sembrava un pianoforte che già c'era. Tu ancora no, tu no. Nasceva il mondo, guardavo le stelle e la luna, parevano piangere per quante stragi l'uomo sotto commetteva. Com'era possibile? Nascevo io e i popoli si massacravano. Si inventavano i giochi, si illuminavano le strade, arrivavano inglesi, americani, il jazz sostituiva il flamenco, ricostruivamo strade e case. Si spazzava la cenere a tonnellate, nasceva di nuovo il mondo. Tu, libertà, ancora no. Nasceva il mondo, l'amore con me. Lasciavo case e nonni. L'Etna ricopriva ancora di cenere appena spazzata la città, anche la mia. Ma tu non arrivavi. Sbrigati, che tardi, come farò se no ad amarti? Sei ancora tu, ancora tu. Non arrivi. Eppure si lasciavano dietro ricordi di vite bruciate, o soltanto uomini e donne e bambini in cerca di cenere per riavere qualcosa che era andato perduto. Ma tu dove eri ancora? Suonavo, suonavo per te, in attesa di te, anche ora che la luna non c'è. Le note di piano prendevano strade e colori, coprivano il grigio del mondo, arrivavano stelle con ancora più luce. Appena bambino, qualcuno mi disse: aspetta, ancora un po', studia le note, arriverà anche lei, ci sarai anche tu. Ma tu ancora non c'eri, ed io, già vecchio di 100 anni, già ci pensavo tenendoti stretta. Un silenzio di note sfiorate, di dita che andavano, volavano per rendere dolce l'immane tragedia che uccideva milioni e milioni di persone così, per fare cenere, per riscaldare. Nasceva il mondo, Dio, perché nascere se tu ancora, libertà, non ci sei? Sarà tardi, troppo. Sarà ormai troppo tardi. Se lo girerò anch'io quando tu arriverai, si spezzeranno dita con la voglia di suonare, ma io ci sarò, conga magica per te. Io ci sarò sempre ad amarti, a tenerti le dita fra le mani, anche quando il mondo si spezzerà e luna e stelle e cielo andranno via, e noi con loro per sempre, e saremo solo cenere nel vento. Tutti un'attesa e una partenza.
E forse per me, che venivo tanti anni fa ad Ostia, dicevo ai miei amici: andiamo presto alle 6 e vediamo l'alba. Ma io sono nato a Catania, l'alba era di mattina, e scopersi che Ostia aveva solo il tramonto. Ma forse da domani anch'io avrò l'alba. Allora, qualcosa che non ricordiamo quasi mai di dire ai nostri figli, gli diamo oggetti spesso inutili, perché noi non sappiamo più dirgli le parole. Anche ora che la luna, a che serve se quando tu c'eri lei era già andata via? Anche ora che la luna c'è, non ci sei tu, e mi domando se anche le stelle giocano con te, come te, e ancora mi domando se nella terra dove sei voluto andare c'è la stessa luna e lo stesso mare. Che la luna torna, tu forse, se tornerai, tu tornerai diversa, non sarai più con me, che non ho luce e non ho stelle in universi andati. Avevo speso i miei pensieri tutti per te, e non ne trovo altri. Cerco in vano, prima che la luna torni, mentre non ci sei, non sei più. E mi chiedo se la luna ha trucchi e inganni, se è complice o tiranne d'amore, quella luna che non c'è. Ed io qui, seduto davanti alla soglia, e tu a guardare altro cielo, altro mare, dove la luna che qui non c'è, lì c'è. Grazie. Beppe Costa, bravo! Grande serata, Lucia qui per tutti voi, in diretta visita, canale 10, Beppe Costa. No. Uno dei grandi poeti di Delhi. Deciderei di chiamare, con me, a consegnare la medaglia gentilmente offertaci dal Presidente della Repubblica a Beppe Costa. Deciderei di chiamare nella targa Stefania Battistella. Vorrei la poetessa Stefania Battistella che venisse qui vicino a me per consegnare insieme a Beppe Costa la medaglia e la targa, e dire a tutti voi che io ho apprezzato molto, per esempio, quello che ha sottolineato prima l'amica Rossella Drudi, che questo premio è vivo, è stato sempre un premio vivo, e ognuno di noi fa memoria di quello che, degli applausi, dei non applausi, perché questa è la bellezza probabilmente di questo premio. In questo momento però, buonasera, io sono estremamente felice, perché voi sapete che il premio internazionale Città di Ostia è nato soprattutto per la poesia nel 1971, e io credo che dopo aver incontrato Beppe Costa io ho messo dentro di me, conservato nell'archivio della mia memoria, il nome, vi ripeto, di uno dei grandi poeti viventi. Ricordiamoci tutti questo 30 giugno 2012 qui alla Sala 11 di Cineland. Grazie. La medaglia della Presidenza della Repubblica e poi la targa del 13° municipio e un pastello d'olio del maestro Franco Fortunato. Un po' piange, no? Grazie. Beppe Costa, grazie. È difficile aggiungere parole, Tonino. Sì. È impossibile. Allora, siamo esattamente nel mezzo praticamente, perché adesso passiamo più che nel mezzo, perché passiamo proprio alla sezione più ostiense, la posso chiamare così. Devo fare i complimenti e un applauso al bambino che sta resistendo. Guardate, facciamoglielo. E tanti baci, guardate, sento che è di là. Il primo bambino poeta, credo, sarà.